Allora, siamo in Alvaralto qui, zona Gaulenti. Abbiamo fatto un bel giro al bosco verticale, Raffo. Sì, molto, molto bello, sempre un'emozione, vero? Eh sì, per il progetto che stiamo seguendo, tra l'altro, ci serve andare a vedere un po' da vicino. Tra l'altro, da Assolutamente. sotto non sembra neanche così alto, vero? Un'impressione diversa, la prospettiva. Beh, perché è schiacciata, no? Quando ti alzi lo guardi schiacciata, però le 2000 piante differenti si notano tutte. Tra l'altro Raffaele è dietro di te, se ti giri lo vedi, perché è particolare sta cosa del video Molto. 360. Girati, girati. Vabbè, allora parliamo un po' di due cose fondamentali, cioè quello che ieri era nuovo oggi è già vecchio, adesso tutti parlano solo di Snapchat e video 360, pazzesco. Sì, è incredibile. Poi è con una velocità assurda, cioè mentre un mesetto fa, cos'è, un paio di mesi fa, quando hai fatto quell'articolo molto interessante, io ero quello, no, no, Snapchat non fa per me, no, no. Adesso invece sono questo, cercando di sfruttarlo al meglio. Di capire come funziona, Sì, è vero, ma ci incredibile. trasformerà tutti in un popolo di bimbi minchia. Sì, è vero. Cioè, chi era bimbo minchia ha cercato di diventare serio e adesso invece si ritrova ad aver fatto No, la scelta sbagliata. sì, io cosa che faccio su Snapchat è faccio tutto ciò che non faccio sugli altri social, cioè, Tipo? ma sai bene quanto per me sia importante essere pettinato, Sì, giusto? infatti. E su Snapchat la sera sono senza gel, che poi uno dice chi se ne frega, invece cioè, si vede una parte di me che sui social non si è mai vista. Ecco, se posso quindi aggiungere una cosa, posso dirti che a me non me ne frega niente. Quando mi mandi quegli Snapchat che c'hai là, il Non panettone glielo. alla Diego. Basta, Oh, basta. beh, uno, due. Però sei anche l'unico, credo, che vede i miei Snapchat con le facce strane, così, perché quelli non li No, pubblico. dire no, meglio di no, ti consiglio di non mandarli. Dai, domani mattina te lo mando anch'io. Eh dai, finalmente, Dai, che cioè. c'ho anche il capello un po', eh. Poi dobbiamo farci la maglietta. Sì, ci vedrete con la maglietta. Comunque, guerra fredda di Facebook a Snapchat, secondo me. Con i video live, dove Sì. adesso puoi usare le facce di Masquerade, è l'anticamera del trasformare il Facebook Live anche in una versione easy da 10 secondi. Secondo me, vedrai che quello è il percorso. E magari riesce a prendere un po' piede questo live di Facebook, che secondo me è un po' inchiodato, no? Sì, quando lo usa lui, tipo che fa cosine, tipo la diretta con Obama. Obama. È bellissimo di quel video da rivedere i primi 4 secondi che non gli hanno detto che è live, Sì, no? Che lui vero. aspetta, si guarda un po' intorno, fa, poi dice, posso andare? No, niente, sono qui e volevamo parlare durante questo convegno con una persona che ci racconta un po' il suo punto di vista. Barak, puoi venire? Vicino di casa, no? Vieni, bar. Vabbè, e poi video 360, secondo me in questo momento il Certo. top. Comunque ieri guardavo una. Posso parlare di un'azienda che tanto è Sì. un'azienda molto conosciuta, guardavo un video di SEMrush dove si parlava di content marketing e giri gira dove sei arrivato al video. Perché il video è, in questo momento è quello che sta portando più traffico anche ai siti internet, Vabbè, no? certo. Attraverso i social. Ma secondo me la soglia d'attenzione su internet si abbassa repentinamente sempre, quindi un video ti permette di aprirlo, guardare quello che ti interessa e chiuderlo. La lettura magari non è bello da dirsi, però la gente non ha voglia, è in metropolitana, si mette le cuffie, guarda il video, se lo ascolta, capisce delle cose, cioè alla fine la fruizione web è sempre più veloce, la Sì, è soglia vero. d'attenzione sempre più bassa, quindi video e immagini. Però le immagini devono conquistare, quindi meme, immagini con sopra delle frasi, tutte le cose un po' particolari conquistano pubblico e si viralizzano. Il resto, ahimè, per quelli che vogliono sempre la cosa iperprofessionale, a volte su internet non funziona più. No, non funziona, ma anche c'è cioè, bisogna togliere un po' di, se si può dire, un po' di serietà a quelli che sono ancora troppo abbottonati, Sì. perché le persone alla fine sono tutte molto leggere, È vero, è vero. quindi ci sta secondo me questa cosa qua. Comunque sì, Snapchat è. Mi sono accorto che davvero anche io mi sto avvicinando tantissimo. Bisogna, allora,
target primario sicuramente teenager, ragazzini e tutto, però se in America e in altri stati già dei grossi brand fanno dei progetti importanti con Snapchat, significa che è la strada giusta. Poi potrà durare 6 mesi, come 6 anni, come 6 ore, però in questo momento va studiato perché è un fenomeno troppo importante. Ricordiamoci il tasto like di Facebook, magari molti non se lo ricordano, certo. Nel 2007, quando tu dicevi a mega riviste o quotidiani online, dicevano il tasto like di Facebook non lo metterò mai perché io sono posizionato così. Cioè adesso di default non se ne deve neanche discutere, quello e Twitter lo devi avere per forza, no? Assolutamente. Quindi bisogna vedere. Tra l'altro io aspetto che arrivi in Italia la possibilità di creare le copertine per i video, perché in questo momento si può solo negli States, qua sì, esatto. Non ancora. Io voglio la copertina mia, Dero Power, e la copertina per Vimodrone, dove abito. Voglio Vimodrone, bellissimo. Vabbè, allora niente, basta. E direi. Quindi no, un'ultima domanda, sì. Anzi un'ultima osservazione. Ma guardate un po' Raffaele nel frattempo, dai. Secondo te, sì. Tutti quanti me lo chiedono perché penso che entrambi siamo, cioè, comune questa passione per Twitter. Sì. Secondo te davvero sta morendo? Allora, dal punto di vista dell'economia, probabilmente non sta andando per niente bene, anzi è un buco, però... Allora, secondo me è difficilissimo da monetizzare Twitter. Mm-hmm. Adesso non me ne vorranno anche le persone che conosciamo, che lavorano in Twitter. Sappiamo come sponsorizzare su Facebook ci dia un vantaggio per quello che facciamo. Sappiamo quanto sia difficoltoso invece sponsorizzare su Twitter e ottenere questo vantaggio. Non porta grossi ritorni. A meno che noi non siamo capaci di farlo. Però allora, se non siamo capaci, insegnatecelo un po' di più, ok? Cioè dateci i giusti feedback, perché noi siamo qua pronti a investire. Dall'altro, va bene, non ci si guadagna tutto, però qual è il mezzo migliore di Twitter per comunicare con la gente durante un evento live, un evento che stai guardando la televisione, le partite? Cioè guarda, durante le partite cosa usiamo per fare i live? Usiamo Twitter. Certo, però si sta un po' riducendo a quello. Quindi è un po' come se ogni social lo utilizzi per differenti azioni, sì, può vero? Essere, può essere. Io la sto vedendo molto così. Ti dico una cosa, l'altra sera, forse te l'ho accennato, c'è stato Alberto Angela in TV. Sì, sì, ho visto. Alcuni miei tweet sono andati veramente forte, cosa che non accade spesso perché c'era un live e una forte interazione con l'evento televisivo. Ho visto che eri molto soddisfatto del fatto, intanto, che ci fosse una trasmissione culturalmente elevata in televisione, che già è una cosa rara. Sì, esatto. E dall'altro che fosse recepita dal web. Questo esatto. Significa che quando una cosa è di qualità, comunque conquista la sua fetta online, perché tutti, per denigrare sempre il mezzo, dicono sì, vabbè, ma lì c'è gente che non mi interessa. Invece non è vero.